Ciao amici Value Investor, ogni volta che un'azione crolla e affronta un periodo bearish ci dobbiamo chiedere cos'è che ha fatto crollare il prezzo, cos'è che mantiene i prezzi bassi e dopo aver individuato il motivo bisogna capire se il mercato ha ragione o si sbaglia. In questo video risponderemo a queste domande per quanto riguarda PayPal, un'azione che ha perso il 75-80% dai massimi. Quindi capiremo perché il mercato è così pessimista su PayPal, quali sono i suoi timori e se ha ragione o torto. Rispondiamo subito alla domanda: cosa tiene basso il prezzo di PayPal? Beh, a mio avviso il mercato è preoccupato per la concorrenza. Il mercato in pratica vede PayPal come un servizio facilmente sostituibile. Cioè, usare PayPal o usare qualsiasi altro servizio di pagamento è quasi la stessa cosa. Ed è qua che secondo me il mercato si sbaglia. PayPal non è solo un tasto su una pagina di un e-commerce per pagare, facilmente sostituibile da Apple Pay, Google Pay, Stripe o Klarna. PayPal è un ecosistema di app e servizi create con l'obiettivo di aiutare i commercianti, i venditori a gestire le loro attività in modo più facile e profittevole. Quindi il focus di PayPal sono i venditori e l'obiettivo è quello di aiutarli a vendere di più. Quindi PayPal ha creato questo sistema di app e servizi che consentono ai commercianti di offrire piani di abbonamento ai clienti, spendere il loro credito con la carta PayPal e usufruire dei vantaggi del cashback, pagare contemporaneamente più fornitori, offrire servizi di spedizione a condizioni vantaggiosi, strumenti di gestione automatica delle contestazioni e tanto altro ancora. Ma il vero contributo che dà PayPal ai venditori sono i dati. PayPal è una data company e condivide ed elabora per ciascun venditore i dati sui comportamenti di acquisto e le preferenze dei suoi clienti, in modo che i venditori possano fare strategie di vendita, offerte e pubblicità più efficaci e su misura dei loro clienti. Ora, secondo voi, un'azienda, un e-commerce sostituirebbe facilmente PayPal con qualsiasi altro tasto per acquistare online? Ovvio che no, perché le ricerche dicono che con PayPal l'indice di conversione al momento del pagamento aumenta dell'82%. Addirittura la probabilità di conversione dei clienti è di 17 volte maggiore sui siti che riportano chiaramente la possibilità di pagare con PayPal. Ma a monte di tutto c'è il fatto che i venditori vogliono PayPal perché tutti hanno PayPal. È il vantaggio competitivo dell'effetto rete. Perché quasi tutti noi abbiamo WhatsApp invece di Telegram? Perché la maggior parte dei nostri amici, parenti e conoscenti ha WhatsApp. Quindi la gente ha PayPal perché tutti i venditori accettano PayPal e i venditori vogliono PayPal perché tutti i clienti hanno PayPal. È un circolo virtuoso, quindi. Infatti il numero di utenti PayPal e il numero di transazioni per cliente PayPal sono in costante aumento. E poi c'è il vantaggio di brand. Anche chi non ha mai utilizzato PayPal conosce PayPal ed è quindi ovvio che nel momento in cui deve usare un wallet digitale è probabile che propenda per PayPal. Uno, perché lo conosce, sa che è il più utilizzato al mondo e quindi si fida. Due, perché i suoi amici e i siti dove fa shopping usano PayPal, accettano PayPal. Ma detto questo, quello che molti investitori ignorano di PayPal è che PayPal non è solo PayPal. PayPal e tanti altri brand in forte crescita che sono potenzialmente le vacche da mungere nei prossimi anni. Sto parlando di Venmo, che in Italia non è diffuso, non c'è nemmeno sugli store, ma negli Stati Uniti è mainstream. I don't have Venmo. Katie, get Venmo, it's free. Cioè, in America, invece di dire mandami soldi tramite Venmo, dicono Venmo me. perché è diventato così popolare Venmo in America e potrebbe diventarlo in futuro anche in Europa? Perché non è solo un'app di pagamenti, quindi guadagna dalle commissioni, ma è anche un social network dove la gente condivide gli acquisti che fa e anche il denaro che si scambia. Tipo fai il pieno di benzina alla macchina e commenti sulla bacheca, tipo con questo pieno se ne è andato via lo stipendio. Oppure compri il tuo gioco all'Xbox preferito e commenti sui social, addio vita sociale, eccetera. E gli amici commentano il post a loro volta, quindi lo so che può sembrare una minchiata, è quello che ho pensato pure io la prima volta, ma funziona alla grande perché la gente è curiosa di sapere quello che comprano i loro amici e conoscenti, ma soprattutto gode il fatto di farlo sapere, di far sapere cosa acquista. Quindi è così che acquisisce clienti Venmo, attraverso quelli già esistenti, sono loro che portano dentro i nuovi.
È come quando vi siete iscritti ad Instagram o Facebook. Lo avete fatto perché lo utilizzavano i vostri amici e ovviamente non volevate essere tagliati fuori. Venmo infatti è cresciuta tantissimo nel corso degli anni. A differenza di PayPal, Venmo è meno business oriented però. Cioè, se l'obiettivo di PayPal è offrire funzionalità e servizi per aiutare i venditori a fatturare di più, Venmo vuole rendere l'esperienza dello shopping più social e divertente, quindi è focalizzata sul consumatore. Altra app dell'ecosistema PayPal molto interessante è Honey, un'estensione del browser gratuita che serve per utilizzare i codici sconto. Come funziona? Se andate su qualsiasi shop online e mettete un prodotto nel carrello, Honey cerca in automatico se ci sono codici sconto disponibili. Se ci sono, ve lo inserisce in automatico e vi permette così di risparmiare. Poi Honey prevede su alcuni acquisti dei punti, gli Honey Gold, e arrivando a una certa quota di punti, questi possono essere convertiti in buoni acquisto. Inoltre Honey consente ai suoi clienti di tenere traccia dei prezzi dei prodotti che aggiungono in un carrello elettronico chiamato Droplist. In questo modo non devono passare ripetutamente attraverso il negozio del commerciante per controllare il calo dei prezzi, ma solo attendere una notifica del software. Come guadagna Honey? I negozi online partner di Honey pagano una commissione sulle vendite a Honey. Poi Honey gira parte di questi guadagni ai consumatori sotto forma di punti di Honey Gold. Quindi è così che acquisisce clienti e li incentiva a continuare a comprare. Poi c'è Braintree, sempre nell'universo PayPal, che è l'unica piattaforma di pagamento che offre PayPal, Venmo, carte di credito e di debito, i portafogli digitali più popolari come Apple Pay o Google Pay, tutto insieme. Come potete vedere, PayPal non vede gli altri sistemi di pagamento come dei concorrenti, ma come dei partner e cerca di integrarli nel suo ecosistema. Quindi qualsiasi metodo di pagamento si sceglie attraverso Braintree, Braintree si prende una commissione, quindi questo è geniale. E questo software funziona sia sugli shop online che in quelli fisici. E Braintree offre ai venditori anche strumenti e servizi per semplificare i loro processi interni, come il report sulle vendite personalizzabili, gestione della fatturazione ricorrente, eccetera. Poi c'è GoPay, che è il più importante e-wallet in Indonesia, uno dei paesi con la più elevata crescita al mondo e dove il governo sta spingendo in maniera aggressiva per l'abbandono del denaro contante. Poi abbiamo Zettle, l'azienda che produce la nuova generazione di POS, che sono dei veri e propri computer con la possibilità di integrarsi con tante altre app come Shopify, WooCommerce, PrestaShop e di gestire il proprio inventario, analizzare le vendite sia dello shop online che quello offline, gestire la fatturazione dei fornitori, potete gestire le newsletter dei clienti e quindi mandare delle offerte personalizzate con i link per farvi pagare. Vi dà la possibilità di conservare tutti gli scontrini e le fatture fatte o ricevute sul cloud, eccetera. E accetta qualsiasi tipo di carta di pagamento o metodi di pagamento, anche quelli con QR code. In pratica è il futuro dei POS. Ok, potrei andare avanti ancora per molto perché le app e le aziende dell'ecosistema PayPal sono davvero tante. Ma questo video per dire quindi tre cose. 1. PayPal non è solo un bottone per pagare uguale a tutti gli altri, ma è un universo di altri servizi che aiuta i venditori a gestire la loro attività e vendere di più. Per questi venditori preferiscono PayPal e per questo PayPal è il leader di mercato indiscusso. 2. PayPal è diversa dalla concorrenza, non è così facilmente sostituibile perché ha il vantaggio di essere il più utilizzato sistema di pagamento al mondo e quindi gode del moat di rete, del vantaggio competitivo di rete tipo Meta e ha il brand di pagamenti più famoso e affidabile al mondo, quindi anche un moat di brand. 3. PayPal non è solo PayPal e quindi i catalizzatori di crescita sono tanti. Oltre a PayPal ci sono altre aziende app del gruppo che saranno i futuri generatori di ricchezza per gli azionisti. E sul fatto che PayPal non è solo PayPal voglio soffermarmi perché secondo me il mercato sta commettendo lo stesso errore con Meta, pensando a Meta come Facebook e quindi focalizzandosi sul fatto che Facebook cresca poco, ignorando invece quando stia crescendo Instagram oppure WhatsApp. Ok, mi direte, WhatsApp non è monetizzata ma serve per monetizzare meglio le altre app del gruppo come Facebook e Instagram, perché dà la possibilità ai venditori su questi social di integrare WhatsApp sulle loro pagine o sulle loro pubblicità e quindi vendere meglio.
E poi c'è Oculus, che è ancora piccolo come fatturato generato, ma sta crescendo in modo esponenziale. Si vendono ormai più Oculus che Xbox, e questo trend di crescita dei visori VR sarà forte ancora per molti anni. Quindi PayPal e Meta, se vengono visti come ecosistemi di app e aziende, è evidente che il valore è molto più alto di quello che il mercato sta percependo in questo momento e che non sono facilmente sostituibili con la concorrenza grazie ai loro moat. Se volete sapere invece perché ho investito in Meta, allora guardate questo video qua, mettete un like al video. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao da Davide.